the Sun, la Christian rock band italiana. A me questa definizione non piace, ma mi sembra di aver capito che non piace neanche a voi. Neanche a noi, per niente, perché è un ghettizzare la musica, volerla spiegare in poche parole, quando invece è molto più ampio l'orizzonte e il perché della nostra intenzione musicale. Se l'accettiamo è per una facilità, appunto, come si diceva, che giornalistica. Musica, che musica fate? Noi facciamo musica che ci piace, se ascolti il disco c'è un po' di tutto comunque, non è, cioè, dal rock al folk all'acustico, e quindi che musica fate? Quello che ci piace. Ah vabbè, invece allora poi un po' scrive Christian Bello. Ti etichettano giornalisti, ne sai qualcosa? Non sono giornalista. No, più che altro perché poi negli Stati Uniti c'è poi tutto un movimento di Christian, sì, rock band, anche talvolta messo un po' sotto accusa, perché sembra anche lì una specie di ghetto dove vendi a un certo tipo di pubblico se ti professi in quel modo lì. Ovviamente in Italia non esiste, quindi... Quindi è proprio, cioè, è anche controproducente stare sotto questa etichetta, insomma, questa nomea. Perché appunto sono completamente diverse le situazioni. Poi in America, da quello che so, c'è anche un problema più legato a nuove sette religioni che spuntano fuori ogni due secondi. Quindi è molto diverso. Sì, penso che la situazione sia differente. Non lo so, io non sono mai stato, però da quello che ho capito. Siete praticamente unici però in Italia, se non sbaglio. Al mondo? No, in Italia. Io mi sento unico nel mondo. Sì. L'universo, quando ci dicono la vostra storia è unica, no, la nostra storia è unica come quella di qualsiasi persona, e ognuno di noi è un infinito miracolo, e quindi di sicuro ognuno di noi ha una storia molto particolare. E sicuramente musicalmente in Italia siamo qualcosa di raro, però di bello. E noi siamo felici. Quello è l'importante alla fine, perché ascoltando il disco comunque voi, vabbè, a parte qualche riferimento nel booklet a Dio, a Gesù, eccetera, però comunque nei testi non ne parlate, voi parlate di sensazioni un po' più generali, in un certo senso, quindi di felicità, di amore, di cose un po' più generiche, che comunque possono piacere, secondo me, anche a chi non condivide il vostro background religioso. Guarda, la cosa più bella, ti rispondo così, è quando succede che incontriamo delle persone che magari si professano ate e che però hanno l'apertura mentale di ascoltare ciò che proponiamo, e arrivano e ci dicono: ragazzi, io sono ateo, però quello che dite, io mi rispecchio al 100% in quello che dite. E allora questa è la massima realizzazione, perché poi l'intento della nostra musica è questa, è questo, cioè parlare a tutti, perché raccontiamo storie di tutti, della quotidianità e delle grandi domande che ci poniamo veramente tutti, e a cui tutti abbiamo bisogno di dare una risposta. Io che ho una forte riassunzione dei concetti, alla fine penso che, come può succedere a chiunque, noi abbiamo fatto di tutti i colori, adesso stiamo tentando di mettere a posto la testa con l'aiuto del Signore, e quindi cioè, dalla nostra esperienza può arrivare a chiunque quello che diciamo. Non pensate che la religiosità sia un qualcosa di molto privato? Quindi magari avete parlato anche di artisti che non lo dicono, ma magari semplicemente perché è una questione del privato. Invece voi avete deciso di esporvi in prima persona. Ma io dico sempre che quando una persona fa un bellissimo incontro che ti illumina, che ti dà gioia, la prima cosa che vuole fare è raccontare questo incontro e non tenerlo per sé. Cioè, non puoi ricevere una notizia bellissima e tenerla per te, perché saresti un ipocrita e un egoista. E quindi per noi non c'è una scelta, è così, è essenziale, ci fa stare bene. Non penso quindi che sia un fatto privato. La felicità non deve essere un fatto privato, perché la felicità si aumenta condividendola. Invece per quanto riguarda comunque la vostra esperienza, che comunque voi raccontate, vi sentite in imbarazzo a dover raccontare magari dei periodi bui della vostra vita, oppure è una cosa diversa? Questa condivisione comunque fa parte di tutto questo e non vi dà nessun tipo di imbarazzo? Non rinnego neanche un secondo. Niente. Quindi è molto, per me è molto naturale. Per me anche i peggio periodi di crisi hanno dato svolte enormi nella vita, quindi insomma da lì che parti, da lì se devi dire qualcosa, da lì... Sì, se non li racconti...
come fai? No, più che altro perché penso magari raccontare delle cose molto private vi rende in un certo senso più vulnerabili, però magari... Ma noi siamo tutti vulnerabili, quindi è inutile che... Cioè, quando ci chiudiamo e abbiamo l'aria appunto di... Ci diamo questa sensazione di essere più protetti, ma in realtà non è così, siamo tutti vulnerabili, quindi si fa prima ad accettare di essere vulnerabili e a raccontare le cose come sono. Ma vi piacerebbe che qualche altro artista si mettesse a cantare la sua religiosità in qualche modo? Sì, sì, molto, perché penso che ne potremmo trarre un sacco di spunti, di ispirazione, perché poi appunto noi non è che cantiamo una religiosità, noi cantiamo più una spiritualità, che sono cose che sono termini differenti che aprono strade differenti. Abbiamo conosciuto due facce di questa medaglia. È una faccia bellissima ed è fatta da tante persone che veramente fanno la differenza a livello sociale. E sono donne e uomini, ragazzi e ragazze, che dedicano la vita a questo ideale e fanno la differenza perché dedicano la vita agli altri e a creare un'evoluzione per questo mondo. Ed è una fetta importante ed è la fetta più importante della Chiesa, anche all'interno dell'istituzione stessa. E chiaramente è sempre difficile poi invece relazionarsi con quegli ambiti in cui non capisci più cos'è la spiritualità e che cos'è la parte più politica. E però noi non siamo dei vaticanisti, quindi non abbiamo questo tipo di relazione da poterti dare una risposta completa a questa domanda, perché semplicemente non ne abbiamo esperienza a certi livelli, noi non abbiamo relazioni. È sicuro che comunque la differenza la fanno le persone, non le istituzioni. Persone. Invece per quanto riguarda il vostro viaggio in Palestina, da dove partiamo? Non so, raccontatemi quello che volete. Il nostro viaggio in Palestina è stata una grande benedizione, e una cosa bella che ci teniamo a dire è che appunto eravamo giunti alla fine della tournée di Spiriti del Sole, un'estate bellissima, per noi si era riaperta una strada musicale dopo anni di buio e quindi eravamo a Palma di Mallorca in un posto a noi molto caro, eravamo molto grati tutto quello che ci era capitato in un anno di suonato e allora abbiamo scritto un foglietto al mister e gli abbiamo detto: guarda che se da qualche parte nel mondo hai bisogno di qualcosa, noi veniamo a fare quello che ci chiedi. E un mese dopo è stato incredibile vedere come è arrivata una mail da Betlemme, da un prete italiano che lavora in via Betlemme, Don Mario Cornioli, e questa mail è stata una risposta straordinaria, perché da qualsiasi parte del mondo pensavamo di poter essere chiamati, però non da Betlemme. E tanto che all'inizio abbiamo detto: questo è uno scherzo, ci stanno prendendo per il culo, e invece era tutto vero. E da lì, quindi, dalla chiamata c'è il senso del viaggio. E siamo andati in Palestina credendo di portare noi qualcosa, sai, un po' inorgogliositi da questa richiesta, invece siamo tornati a casa che avevamo ricevuto il centuplo rispetto a quello che noi avevamo fatto. E abbiamo vissuto la vita stando lì con le persone del posto, gli arabi cristiani, vivendo questa minoranza, girando tutti questi territori, ed è stata un'esperienza fortissima a livello spirituale, perché quella è casa sua. E a livello umano. Abbiamo vissuto a stretto contatto con le persone che vivono lì. Sai quando dici è un'esperienza che ti cambia la vita? Io fino a quel viaggio non sapevo cosa volesse dire. Adesso c'è stata nella mia vita un'esperienza che mi ha veramente cambiato.